Salone Touchpoint è un'idea maturata qualche mese fa, in cui insomma ho fatto delle riflessioni in merito alle mancanze dovute alle eventi e alle fiere che ho vissuto anche in prima persona e legate agli spostamenti. Mi sono chiesta se il retail potesse essere effettivamente un punto di contatto tra consumatore finale e prodotto, e quindi che il consumatore potesse ritornare a toccare con mano, a vivere le emozioni, a vivere i concept, gli spazi espositivi, come eravamo abituati a fare. Touchpoint è un evento inedito, è una ulteriore conferma per quanto mi riguarda di trasportare, ecco, un po' il Salone del Mobile qui da noi in Puglia. Coinvolto in questa iniziativa 5 partner, ovvero Antonio Lupi, Ceramica Flaminia, Giorgio Vasoni, Paola Paronetto e Pratic, che hanno accolto l'idea in maniera entusiasmante e con cui si è instaurata una bellissima sinergia, tanto da coinvolgere anche i designer. Ad esempio l'architetto Giulio Cappellini ha pensato per noi, per la nostra Puglia, per il nostro territorio, un'installazione ad hoc per presentare le novità, appunto, dei prodotti Flaminia. Avere qui a disposizione di tutti noi professionisti quello che avremmo trovato a Milano al Salone è una grandissima occasione e credo che siamo tutti grati a Quartarella perché ci dà proprio questa possibilità. Possiamo appunto apprezzare dal vivo le novità delle aziende che espongono qui, possiamo toccare i materiali e le tessiture nuove che i designer e i produttori ci propongono e possiamo quindi tornare a casa ricchi di nuove cose. Soprattutto in realtà come questa, la nostra realtà pugliese, non sono tantissimi i momenti di confronto. Spesso ci troviamo a viaggiare, andiamo altrove, quando invece ci sono delle realtà come questa in cui mi trovo adesso, dove questa possibilità effettivamente ci viene data. La sfruttiamo come un'occasione importante per dare sempre un prodotto migliore per i nostri committenti. L'iniziativa è davvero molto interessante, intanto perché è una delle poche qui al sud Italia, credo che non ce ne siano molte. È bello poter tornare a vedere dal vivo delle nuove collezioni, che sono sempre fonte di ispirazione per i nuovi progetti. Io credo che per noi professionisti il Salone del Mobile e il Fuorisalone siano dei momenti di viaggio. Un viaggio attraverso le aziende che espongono in quell'occasione, un viaggio attraverso nuovi materiali, un viaggio attraverso nuovi prodotti, nuovi concept, e noi abbiamo la possibilità, girovagando tra le vie del salone, di testare, assaggiare e scoprire tante nuove cose. Da più di 70 anni ci occupiamo di progettare e realizzare i sogni abitativi dei nostri clienti. Fiore all'occhiello della nostra azienda è sicuramente la sala mostra qui ad Altamura, con circa 3.000 metri quadri di spazi espositivi e una sessantina di box che vengono continuamente aggiornati per essere sempre, insomma, al passo con i trend del momento. La particolarità di avere uno showroom così grande, così fornito e che dialoga così bene con noi professionisti è una caratteristica unica. Mi affido a Quartarella nell'organizzazione, nell'esecuzione dei miei progetti, cura la nostra formazione con i continui corsi di aggiornamento sia in sede soprattutto, dove apprendiamo in toto tutto il percorso sia creativo che realizzativo di un materiale. Io dico sempre ai miei clienti
di operare le loro scelte dopo aver visualizzato il prodotto, averlo toccato, averlo accostato ad altri materiali, valutato le infinite sfumature di colore, e tutte queste operazioni sono possibili negli spazi allestiti nello showroom. Quartarella riesce in questo ad essere sempre presente, ad essere vicino a noi, vicino ai professionisti, vicino ai clienti, in un modo pratico, in un modo elegante, raffinato. La bellezza è alla base di tutto quello che ci circonda in questo spazio. Questo è un luogo praticamente magico, perché all'interno di uno stesso showroom si può trovare arte, design, architettura, moda. Questo evento viene visto anche come uno stimolo, dal mio punto di vista, per il nostro territorio, per i nostri progettisti, per i nostri artisti, nel continuare a sviluppare quello che Quartarella qui presenta con grandi marchi, ma magari avere anche delle nostre aziende del territorio che possono alimentare, ecco, il design, alimentare la qualità dell'abitare, l'estetica. Poi all'interno della cornice della Murgia pugliese e anche un po' lucana, se permettete, tutto questo diventa davvero meraviglioso. Questi eventi mirati, queste storie che vengono raccontate nei luoghi precisi in cui sono state progettate, hanno una valenza e una forza sicuramente maggiore. Perché credo nella forza del digitale e della comunicazione, ho pensato che per questa iniziativa era importante essere presenti su un portale, fuorisalone.it, riconosciuto appunto a livello internazionale come portale di riferimento per il design e l'architettura.